Erika, complimenti, titolo italiano di 512 e direi anche una buona gestione della gara. Sì, questo ancora non lo so, ne parlerò dopo con il mio allenatore. Sì, come ho già detto, non è il mio miglior tempo, però sono contenta di questo risultato perché mi fa riprendere fiducia, mi fa credere di nuovo in me stessa. Va anche contestualizzato il periodo della stagione, cioè siamo a novembre e non siamo ad aprile, giusto? No, infatti questo tempo non l'ho mai notato a dicembre, quindi sono felice anche per questo. So che comunque manca una presenza importante, quella di Margherita, però bisogna conquistare quello che c'è quando è possibile. Quindi è il mio primo titolo, sono contenta. Grazie mille, grazie mille. Hai detto che hai ritrovato la fiducia, insomma cos'è che ti era venuto a mancare per un certo periodo, oltre ai risultati? I risultati che sono venuti a mancare hanno portato in me un po' di sconforto ovviamente. E quindi vedersi indietreggiare sempre di più ha fatto sì che io smettessi di credere in me. Però in realtà adesso sto lavorando su me stessa, sto facendo un percorso e sono contenta di quello che è venuto fuori. Tanti atleti hanno avuto dei momenti difficili, ci sono passati, hanno superati, quindi questo ti ha aiutato un po', no? Sì, ma infatti vedere che punti di riferimento nel nuoto dei grandi abbiano avuto questi momenti, abbiano resistito e comunque sono di nuovo venuti a galla, noi usiamo dire, mi hanno dato spunto e forza, quindi non nego dei momenti proprio giù, dei momenti in cui non avevo voglia di nuotare, però non ho mai smesso di nuotare. L'obiettivo adesso qual è? Cioè, nella tua testa cosa c'è? Adesso nella mia testa era appunto ritrovare me stessa, ora che abbiamo ottenuto questo risultato lavoreremo per un obiettivo che ancora dobbiamo decidere.